adesso passo la parola al professor Regge che ci farà vedere, credo, anche già alcune delle sue immagini. Credo che sia là sopra, chi è che la vede e così via. Ma il punto, io sono qui in triplice veste in pratica, perché sono professore politecnico e quindi sono di casa, non da molto tempo, però sono di casa e effettivamente faccio già lezione, poi fra l'altro, e ricerca con i nuovi collaboratori che ho qui. Sono presidente della sezione regionale dell'AIVH e da anni appunto mi occupo di questo problema. Vorrei che l'AIVH fosse più noto di quanto non è ancora, perché fa un lavoro di alto livello, veramente molto importante, e vorrei spendere alcune parole, poi andiamo a argomenti forse più divertenti, ma la vita dovrebbe essere anche più divertente per i disabili, e appunto l'idea dell'AIVH è che le disabilità vanno il più possibile prevenute invece di fare interventi a posteriori. Il miglior disabile è quello che non è diventato disabile, perché siamo arrivati lì rapidamente. E purtroppo questo non è sovente apprezzato dalle folle. Ad esempio, non so quanti anni fa, una ventina di anni fa, è stato scoperto il vaccino per la poliomielite, e come risultato ci sono letteralmente milioni di persone che non sono poliomielitici, ma che noi non possiamo indicare col dito: quel signore lì è un mancato poliomielitico. E quindi si vede la disabilità, ma non la mancanza della disabilità, non quella che noi siamo riusciti ad evitare. E per questo il nostro cammino è in salita, perché non si vedono i risultati del nostro lavoro. Questo lavoro invece deve andare avanti, e dobbiamo instaurare nella società una conoscenza molto più profonda sia dei problemi di disabili sia delle cause che li originano. Io non sono un esperto di cause di disabilità, le subisco perché sono disabile io e capisco i problemi. Sono meno bravo nel tirare fuori soluzioni, ma appunto per questo abbiamo con noi il professor Carbonara, che ci illustrerà dal punto di vista proprio diciamo da luminare quali sono le cause, cosa si può fare, laddove si deve intervenire e quale politica di interventi uno dovrebbe fare. Vengo ora alla terza veste, perché sono professore, sono presidente dell'AIVH e come, chiamiamo così, hobbista, come preferisco essere chiamato. Perché faccio immagini? Un po' perché ho la spinta, mi piace farlo, mi diverto, è una hobby. Perché si fa una hobby? Non c'è bisogno di spiegarlo, se uno si diverte è già quella una ragione sufficiente. Da dove prendo, chiamiamolo con un termine romantico un po' logoro, l'ispirazione? Specialmente perché quando ero studente del Politecnico proprio, perché sono stato studente del Politecnico, quindi un certo numero di anni fa, di decenni fa, mi è stato dato da leggere un libro di un famoso matematico del tedesco, David Hilbert, che morì credo durante la Seconda Guerra Mondiale, che aveva un'ottantina di anni all'epoca, grandissimo matematico, scrisse questo libro in collaborazione con un certo Vossenkorn. Il titolo del libro era Geometria di intuizione, in italiano. Credo che sia adesso sia pubblicato da Boringhiere ancora. Tiro ancora molto. In questo libro c'erano delle immagini di enti geometrici come superfici geometriche, ciclidi e varie altre ammenicole che si trovano in matematica, con una spiegazione del perché venivano fatte queste immagini in termini geometrici, in cui rifugge il genio di Hilbert, perché è veramente straordinario. Peccato, come lo spiega, ma è peccato che questo non sia alla portata di tutti. Comunque io sono rimasto entusiasmato, e poi quando mi è arrivato il calcolatore ho deciso di fare queste immagini al calcolatore, e di lì
passo all'altro sono arrivate queste immagini. Non so, quella che è mostrata adesso sullo schermo, magari si spegniamo la luce, non è che non aspettabile che me ne mostri una trentina, perché tanto non ci sono. Molti di questi file sono arrivati rovinati qui per ragioni, chi lo sa, di qualcosa, passaggio da un dischetto all'altro, quindi ne mostro pochissime. Questa qui è ad esempio una superficie ad area minima, sono quelle superfici che si ottengono immergendo un filo, un anello di filo di ferro chiuso dentro e curvato in maniera strana come uno vuole, immergendolo dentro una soluzione di sapone. Allora si forma un film che è sospeso sul filo e che occupa l'area minore, perché la tensione superficiale dà un'energia al film che è proporzionale all'area essenzialmente, e quindi se uno tenta di un sistema tenta sempre di andare in uno stato di area minima, come un pendolo cerca di assestarsi sulla posizione più bassa, e quindi questo film si assesta nella posizione di area minima, un po' come una corda tesa diventa una linea retta, ecco, questa diventa una superficie, diventa una superficie di area minima. Beh, quello che vedete lì, colore giallo e blu a parte, è una superficie d'area minima però risolta matematicamente con delle formule parametriche, sono già vecchie, credo, quasi di due secoli, e che io ho chiamato petunia periodica, perché sembra un pochino un fiore, d'altra parte si ripete sempre l'immagine, vedete che comincia la ripetizione a destra e a sinistra, e sembra un petalo, è periodico, dunque petunia periodica, tanto per darle un titolo. Vedete che sulla superficie c'è un reticolato quadrato che divide la superficie in quadratini, un sistema di coordinate che viene chiamato isotermo, qualche volta di matematici, per via anche lì di analogie matematiche che non sto a dire, e che però riproduce molto bene il modo con cui la superficie è curva. Cioè, anche vedendo solo l'immagine in prospettiva, uno capisce come questo petalo si avvinghia e si gira da una parte all'altra. In realtà la superficie sarebbe infinita e dovrebbe auto-intersecarsi infinite volte, perché i petali dovrebbero crescere mostruosamente e incrociarsi l'uno con l'altro. Però il mio povero programma non ce la fa, e dopo un po' si esaurisce anche la memoria del computer, e poi se si incrociano uno non capisce più esattamente cosa sia l'oggetto matematico, e quindi ho deciso di piantarla lì, ingrandirla, arrivare al massimo quando si toccano quasi i lembi vicini, ma non si incrociano. Bene, come c'è questa qui, così ho riprodotto quelle di Hilbert, per la cronaca sono anche designer di poltrone, perché una di queste superfici che ho disegnato ne hanno fatto una poltrona in poliuretano, e che è stata sì, scomodissima, è stato un disastro finanziario, però l'ho ritrovata nel 72 a una asta del modernariato a Monaco di Baviera, venduta a prezzi oltraggiosi, non so, 5-6 milioni di lire, e lì ero definito come designer, e quasi ho ritagliato quell'annuncio e messo un quadro, quindi mi dà un titolo di... Comunque le fate dei design sono più scomodi. Bianucci si fida a dire quello perché mi conosce da tanto tempo e sa esattamente. Ah sì, alla provata? Ah, ci sono quelle firmate da altri che sono peggio. Ah, va bene, penso lì e va bene. Per terminare, adesso lascerò poi la parola al povero Gilardi, che veramente è un artista, non è un... Sì, proprio è la ragione di vita la sua. Comunque posizione è che, scusatemi, mi sono stato distratto, si dice, non sono sicuro, bisognerebbe controllare questo aneddoto, che Moore, lo scultore, che è quello che ha inventato la scultura col buco, tutto, no? È vero, Gilardi, si può dire così, ecco. sia stato influenzato nella scoperta di queste forme dal fatto che a Lotra il suo studio o il gruppo che si riuniva era vicino a una biblioteca matematica dove c'erano dei modelli di matematica. Cioè nell'Ottocento si spendevano cifre per l'epoca oltraggiose per costruire modelli, ad esempio in gesso o in metallo,
molto ben fatti, erano pezzi, adesso avrebbero un certo valore, che riproducevano queste superfici che io adesso faccio in 2 minuti sullo schermo. Beh, altra cosa è lo schermo, altra è vedere un oggetto in ottone. E facevano i calcoli a mano, oppure con la Brunswicker, che era una rumorosissima macchina che si, a calcolatrice, che si azionava girando una maniglia, non aveva neppure l'elettricità. Io l'ho ancora usata una, lo studente, facevo un fracasso inverosimile, e doveva essere una fatica bestiale fare questi calcoli, perché quello che adesso un calcolatore fa in un nanosecondo impiegavano ore, insomma non c'è proporzione. Però questi pezzi ci sono ancora in giro e io vorrei appunto cercare di mostrarne, fare un'esposizione di questi pezzi per magari ci arriviamo tanto, perché sono a volte gradevolissimi, cioè sono figure che si intrecciano in una maniera del tutto inaspettata e che hanno un loro valore estetico, possono anche influenzare, dare diciamo, delle idee di vario tipo. Un ultimo punto, perché il calcolatore e perché tiro fuori questo in questa occasione? Il calcolatore viene odiato da moltissime persone, sempre di meno, perché le nuove generazioni, i ragazzini, diciamo, si accostano a un calcolatore come a una bicicletta, non hanno più alcun timore giustamente di cosa è, cosa serve. Però è l'unico strumento col quale un disabile può lavorare in certe circostanze. Ci sono persone che non possono tenere in mano un pennello, eccetera, eccetera, mentre un calcolatore può sostituire acconciamente molte delle azioni che uno, un disabile che ha dei difetti motori di vario tipo, non può fare. Questo è certamente vero e bisogna esplorare anche questo ramo, diciamo, questo punto di vista dell'accessibilità a una persona. Io spero che i continui perfezionamenti e i miglioramenti dell'interfaccia utente-calcolatore che si verificano adesso, ci sono per esempio dei calcolatori che parlano, altri che ascoltano, hanno un limitato vocabolario, però riescono già a prendere ordini. Ci sono degli altri che seguono addirittura il movimento degli occhi, cioè mettono degli elettrodi sulle tempie, sentono gli impulsi elettrici dei muscoli oculari e uno muove gli occhi e diciamo la freccia del topo si muove sullo schermo e può fare tutti i movimenti che uno desidera fare. L'ho visto in azione e fanno delle cose abbastanza mirabolanti. Ora appunto mi aspetto che questo lato umano del calcolatore entri in gioco in maniera sostanziale, in maniera da alleviare la vita alle persone. Bene, io più o meno ho finito qui. Passerei la voce al maestro Gilardi. Gilardi.